Sta caldo, anche difficile da commentare, due set persi ai vantaggi, sfumati quando eravate davanti. Cos'è accaduto secondo te? No, cos'è accaduto? Che primo e terzo set, questo è un gioco dove quello che conta è sempre l'ultima palla che giochi, cioè nel senso che devi avere la capacità di saper mettere giù la palla decisiva, no? E anche di giocare i momenti decisivi, perché non basta essere avanti di 4-5 punti contro determinate squadre e determinati giocatori. Sia il primo che il terzo set loro hanno recuperato un pochettino con la battuta, ma noi abbiamo avuto occasioni per vincere sia il primo che il terzo, e non posso dire che abbiamo giocato, c'è mancato secondo me qualcosina nella fase break, ma abbiamo fatto set out, abbiamo accelerato anche tra il secondo e il terzo set con la battuta, quindi staccato la palla, cercato di lavorare più col muro la difesa. Poi cioè, le situazioni che noi che creiamo sono quelle, anche quello che tu puoi fare per crescere. Oggi abbiamo fatto il doppio cambio, sono due ragazzi giovani, però noi abbiamo bisogno, se vogliamo fare un upgrade come squadra, che non puoi giocare con quattro giocatori in una partita o con tre, cioè abbiamo bisogno che questo gruppo ci cresca, perché se no siamo sempre lì, alleniamo con questi giocatori, giocano questi giocatori, e non è facile, è un campionato molto lungo, quindi io ho bisogno, insomma oggi con Paolo e Luis hanno avuto la loro chance, e secondo me, cioè, in particolare lui sull'attacco, entra per fare quello. Cioè, io credo che anche in questa squadra ha bisogno di avere giocatori che ti possano entrare e dare una mano, no? Perché non possiamo pensare che con Moritz, con Nema, Veto è ancora in una fase, secondo me, che ancora non è costante. Oggi un po' c'è mancata la palla dietro per aprire un pochettino più il gioco, quindi, però siamo stati lì, cioè abbiamo giocato, cioè abbiamo una squadra che comunque, al di là delle condizioni con cui ci troviamo, abbiamo dato del filo da torcere a Civitanova, ma non basta, cioè non possiamo accontentarci e dire cacchio, 2-7 le perse vantaggi, eri anche sopra, sì, ma hai perso 3-0, quindi a me quello che poi alla fine conta, cioè è vedere il risultato finale, cioè nel risultato finale io vedo nel mio tabellino 3-8, punto. Poi che siano 2-7 vantaggi ci conta poco, perché a casa non abbiamo portato niente. E anche la squadra che ha sviluppato, poi torni a casa con 3-0. Cioè, quindi devi ripartire, perché comunque hai giocato ma hai perso. Purtroppo il nostro gioco è fatto di queste cose qui, e dobbiamo in questo o fare un passo avanti o la società ci deve dare una mano, perché io ripeto, purtroppo la bacchetta magica non penso di averla, però questa è la condizione della nostra squadra, quindi giochiamo, ma evidentemente qualcosina ci manca ancora. Già dicevi che non è facile cominciare, però in realtà quattro giorni un'altra partita super difficile a Trento, e come si ritorna in palestra appunto con queste difficoltà? La via torna, ma è stato fermo tanto, Rinaldi non è pronto. No, questa è la squadra, i giocatori che sono fuori entreranno tra qualche settimana, quindi dobbiamo essere, ripeto, preparare la partita di Trento come abbiamo preparato quella di stasera. Cioè, noi abbiamo coscienza di avere un livello di gioco buono, che possiamo giocare il punto a punto con le squadre che a noi sono sopra, però ripeto, dispiace che non porti a casa quello che crei, quindi è quello un po' che ci disturba, no? Che ci dà fastidio, perché ripeto, non posso dire che non abbiamo giocato, perché il secondo set, per dire, abbiamo portato a casa tanto cambio palla, no? Però ripeto, questo livello qui è fatto anche di qualcos'altro, e se noi vogliamo arrivare ad ambire a questo livello, dobbiamo fare un altro step. Poi come lo fai questo step? Lo facciamo con i giocatori che abbiamo, e anche quelli più giovani devono fare qualcosa in più, perché devono aiutare la squadra.